questa sera la presentazione ufficiale del progetto artistico visivo, che è nato proprio dall'idea di dare la possibilità a giovani artisti, non solo napoletani, che siano scultori, fotografi, pittori, ma anche chi fa graffiti, tatuaggi, diciamo tutto ciò che fa parte dell'arte, di presentarsi al pubblico. Ringraziamo l'organizzatore della serata di Arte e Moda, Ludovico Lieto, che ci ha dato l'opportunità proprio stasera, in una location eccezionale come quella del Royal Continental, di presentare per la prima volta al pubblico le opere degli artisti di visivo. Infatti il nostro scopo è proprio quello di metterli in un circuito, magari anche farli conoscere a critici, esperti d'arte, per poi proseguire qualora poi ci dovessero essere effettivamente delle qualità. Ringrazio anche l'assessore Giuseppina Tommaselli, che subito e immediatamente ci ha dato un appoggio con il patrocinio al progetto, e speriamo che possa continuare questa collaborazione in quanto noi abbiamo l'idea di poi aprire una sede effettiva dove poi i ragazzi potranno lavorare, scambiarsi diciamo un po' le loro opinioni e potranno appunto creare anche tra di loro una sinergia su quelle che sono le proprie conoscenze artistiche. Mi piace moltissimo apprezzare l'arte in tutte le sue forme, tant'è che svolgo la mia attività di rappresentante nel campo della moda da circa 40 anni. E poi mi lega un'amicizia profonda con Ludovico Lieto, che organizza eventi da tantissimi anni, e io praticamente l'ho quasi sempre seguito perché condivido le sue scelte, il suo modo di lavorare, per cui mi ha reso partecipe di questo evento e mi ha fatto piacere, anche perché tra le aziende che principalmente io rappresento, sia nazionali che internazionali, ci tengo in modo particolare a un'azienda partenopea, è un'azienda che è conosciuta col brand Tana, perché questa è un'azienda che io rappresento da circa 30 anni e che è appunto una delle eccellenze, diciamo, della sartorietà napoletana, per cui mi ha fatto piacere insomma presentarmi e presentare alcuni flash delle collezioni che io rappresento in Italia. Ludovico Lieto, c'è una cosa simpatica perché ci accomuna una lunga amicizia, perché Ludovico nella sua giovane età ha lavorato come modello per me, per le collezioni che io rappresentavo da uomo, e quindi c'è un'antica amicizia che ci lega. E io so che questo progetto lui lo porterà avanti in maniera itinerante e io mi auguro che vada al di là dei confini nazionali. Stasera proponiamo il primo Lacrima Christi spumante, che è un prodotto Charmat lungo, prodotto, elaborato e imbottigliato alle falde del Vesuvio. Quindi testimonial che arte, con ovviamente la sapienza e la saggezza di chi ha sempre lavorato, possa dare un risultato molto interessante. Crediamo molto nella comunicazione, far conoscere i prodotti vesuviani, ovviamente la zona nostra di produzione del Vesuvio, e crediamo molto in quello che è il connubio tra l'arte visiva e quella l'arte culinaria. Credem chiaramente partecipa in eventi importanti e abbiamo ritenuto che questo è un evento interessante, la platea è interessante, quindi per quanto ci riguarda è un momento per noi estremamente interessante anche per il pubblico che ha. Chiaramente noi vogliamo far conoscere il nostro modello e questo ci porta a rappresentarci in questi momenti. Il nostro punto forte è la consulenza finanziaria, cioè il servizio di consulenza, che serve a regolare, a far sì che il cliente sia al centro dell'attenzione, per cui il suo rapporto con la banca sia spostato dalla vendita del prodotto al servizio. L'istituto è un istituto estremamente solido perché ha fatto banca in modo intelligente, per cui oggi i risultati ha un core tier pari a 8,7, per cui è un istituto molto solido. Questo ci permette di poter investire e quindi di spingere verso la clientela. Dopo
dopo la tournée di Scugnizzi stiamo preparando adesso un nuovo singolo che è proprio il primo dopo la stagione teatrale, che uscirà a fine aprile, e poi ci sarà una bella cosa in questi mesi perché ad ottobre abbiamo girato un videoclip su un brano mio che è un brano anti-camorra, anti-omertà in particolare, si chiama Paletà Cattengo, e questo video ha attirato l'attenzione di Canal Plus, che è un'emittente televisiva francese, che verrà qui a Napoli per girare un documentario e mi ha scelto come, tra virgolette, cicerone della musica napoletana, diciamo quella che tratta un po' il sociale, quindi io ne sono onorato e faremo questo docu video sulla musica partenopea e sui messaggi che vuole lanciare. Nel 2012 siamo diventati concessionari diretti e facciamo partner con Yamaha direttamente, perciò siamo qui per farci conoscere e far girare un po' il nostro nome, che poi per poi puntare sulla crescita. Stiamo esprimendo qui per far conoscere i nuovi prodotti Yamaha, che sia Interretti Marques, in occasione di farli provare, far girare un po' il nostro nome. Innanzitutto, come artista io sono assolutamente a favore dell'arte, della promozione dell'arte. Poi questo tipo di arti, le arti figurative, sono sempre non tanto promozionate, quindi promosse come magari altre arti. E quindi quando riescono a organizzare questo tipo di iniziative, beh, sono assolutamente da avallare e da appoggiare. Attualmente sono impegnato in questo musical dal titolo Peter Pan. Sicuramente qualcuno che ci sta guardando l'avrà visto, perché gira l'Italia ormai da qualche anno. È uno spettacolo per tutta la famiglia ed è uno spettacolo che ti dà la possibilità di viaggiare un po' con la fantasia. Uno spettacolo assolutamente educativo, perché vuol tirar fuori anche dagli adulti il bambino che è nascosto dentro di loro, perché ogni tanto bisogna tirarlo fuori, no? Ogni tanto il bambino. Sembra un'ottima iniziativa, c'è sempre bisogno di buona energia nuova che in qualche modo si accompagna a forza di volontà e talento. È iniziato il mio approccio all'America qualche anno fa, circa 6-7 anni fa. Il mio percorso con New York, poi il feeling che si è creato Napoli-New York, l'ho portato avanti collaborando con una serie di artisti internazionali, e l'ultimo progetto presentato al Festival di Arte Contemporanea di New York è in parte qui stasera a Royal, all'interno del percorso sviluppato da Valeria e Ludovico. L'occasione è realizzata anche, diciamo, il busto del compianto cantautore poeta Lucio Dalla in argilla, è ancora allo stato, diciamo, ancora naturale, perché adesso l'ho realizzato, e ho cercato di infondergli la sua ironia, la sua espressività, perché lui ha segnato la mia vita come ha segnato la vita di tanti artisti con le sue bellissime canzoni poetiche.